Ricky canta la colonna sonora del film d'animazione Leo da Vinci. Riccardo Marcuzzo ha scelto il mondo cinematografico per un importante progetto lavorativo. Dopo il suo approdo alla 16ª edizione di Amici di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzo, in arte Ricky, è divenuto un artista a tutto tondo. Oggi è uno dei cantanti che ha venduto maggior numero di album nel 2017. Il giovane 25enne sta preparando grandi progetti per l'anno nuovo, in quanto è impegnato a lavorare al suo secondo album, che dovrebbe uscire tra gennaio e febbraio. Inoltre Ricky è prontissimo per un nuovo progetto relativo al cinema, infatti prenderà parte alla rappresentazione di una pellicola, ma non recitando, ecco i dettagli. Riccardo Marcuzzo interpreterà Il tempo intorno, brano per Leo da Vinci. Ricky canterà la sigla del film d'animazione Leo da Vinci Missione Mona Lisa, realizzata da lui stesso. Il brano scelto si intitola Il tempo intorno ed è racchiuso all'interno del secondo disco di inediti del cantautore milanese, Mania, uscito lo scorso 20 ottobre e divenuto in un solo mese già disco di platino con 50.000 copie vendute. Tutti gli ammiratori e soprattutto ammiratrici avranno dunque l'occasione di ascoltarlo e di vedere il filmato caricato proprio ieri 22 dicembre 2017. Il trionfatore di Amici 16 è sempre rimasto in vetta alle classifiche musicali grazie al precedente album Perdo le parole, diventato triplo disco di platino con più di 150.000 di copie vendute. Un successo che spopola anche sui social network, con 1 milione di seguaci su Instagram e 250.000 su Facebook, e con ben più di 26 milioni di visualizzazioni su YouTube. Leo da Vinci Missione Mona Lisa, data d'uscita e trama. La pellicola d'animazione Leo da Vinci Missione Mona Lisa uscirà in tutte le sale dei cinema delle città italiane a partire dall'11 gennaio 2018. Il film, diretto da Sergio Manfio, prodotto da Gruppo Alcuni e distribuito da Videa, racconta uno dei personaggi storici più misteriosi di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, e ricostruisce il suo ambiente, fatto di scoperte intelligenti, invenzioni geniali e un grande desiderio, quello di riuscire a volare. Ad accompagnare Leo in questa suggestiva avventura, la determinata e caparbia Mona Lisa, di cui lui è invaghito senza ancora saperlo. Inoltre, non mancano gli antagonisti, che ricorrono senza alcun scrupolo alle maniere forti per realizzare il loro obiettivo, ritrovare un tesoro nascosto nelle acque del mare nei pressi dell'isola di Montecristo, servendosi di una delle creazioni del protagonista Leo. Insomma, una pellicola che farà sognare sia grandi che piccini e